Torna l'allarme meningite in Toscana, secondo decesso in due giorni, è morta all'ospedale di Livorno un mese dopo il suo ricovero in seguito alla meningite Lilia Agata Caputo, 64 anni, originaria di Rimini ma residente a Viareggio. La donna, secondo quanto riportato oggi su Tirreno e Nazione, è deceduta a causa di complicazioni legate a una vasculite cerebrale. Per l'ex insegnante, era in pensione dallo scorso anno scolastico, il calvario era iniziato il 24 ottobre con febbre alta. Da allora la situazione non è più migliorata. Dopo essere stata trasportata all'ospedale Versilia, dove le venne diagnosticata una meningite pneumococcica, la donna fu trasferita all'ospedale di Livorno, dove ieri è deceduta. Sempre ieri a Firenze, una donna di 45 anni è morta all'ospedale di Santa Maria Nuova, dove era stata ricoverata all'alba, al pronto soccorso, in condizioni gravissime. Gli accertamenti hanno confermato la diagnosi di sepsi da meningococco di tipo C. Questo pomeriggio a Viareggio, dalle 15, sarà allestita per l'ex insegnante la camera ardente presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Machivalli, associazione della quale fa parte il marito. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di Sant'Antonio.